Un indice di intensità sempre elevato è riscontrabile nella poetica di Raffaella Fazio e questi spostamenti alzano ulteriormente l'asticella, questioni di vita e di morte, di ardenti passioni fisiche e spirituali, di coinvolgimenti e disillusioni, di valori e sentimenti in cui grano e zizzania sono inestricabilmente in contesa per occupare porzioni della nostra anima. Questo libro è anche una struggente epilogia sugli affetti che se ne sono andati, sulle persone care e o prossime che ci hanno disegnato come noi a nostra volta abbiamo disegnato loro e che la morte o la distanza ha sottratto ai luoghi comuni, ai tempi condivisi, lasciando quelle cicatrici che fanno sussultare le dita immaginarie, ma sensibilissime e invasive del nostro ricordare, che è un po' rivivere quei tempi, quei luoghi, quelle relazioni. Ma la voce poetica di Arezzo non è più da sola, né l'unica guardiana, pagina 259, del suo lutto, avendone condiviso con noi il ricordo, con il suo canto che ci sospinge al fondo, ma mai dimentica di porsi le domande che spostano più in alto il desiderio. L'amore in che consiste e in cosa la presenza? Lo sguardo di Raffaella è spesso apparentemente distaccato, diremmo scientifico, gnomico, sapienziale, ma lo sentiamo vicino, ci penetra e fa vibrare le corde più vere.